Buongiorno, sono Marco Sacco, lo chef del Piccolo Lago a Mergozzo, provincia di Verbania. Oggi prepariamo una ricetta a base di tartufo nero. La prepariamo con una tecnica un po' alla francese, quindi questo tartufo che viene cotto, ma con tutti gli ingredienti del territorio, del Piemonte. La ricetta ha quattro fasi fondamentali e quindi partiamo da un midollo, un burro e da un vino porto, una bietola e poi il tartufo, il protagonista. Poi le nocciole, nocciole Piemonte, una crema di latte, lo zucchero e il moscato. Prima fase, cottura del tartufo. Prendiamo il tartufo, lo peliamo con un pelapatate. Questa buccia di tartufo nero la andiamo a mettere in un disidratatore o comunque un forno di casa a 60 gradi e la lasciamo lì tutta notte. L'umidità la andiamo ad estrarre e abbiamo il passaggio poi della frullatura e andiamo a creare una polvere di tartufo che ve la faccio già vedere. Questa è la partenza e questo è il risultato. Il tartufo pelato lo cuociamo in acqua per 20 minuti, acqua e sale, 20 minuti. Il risultato dopo la cottura è questo tartufo croccante ma piuttosto morbido, ma soprattutto l'acqua che conserviamo, che è saporita di tartufo ovviamente e che ci serve per un'altra fase. Lo abbiamo pelato, lo abbiamo bollito, ora lo andiamo a incidere, a scavare all'interno. Andiamo a fare questa operazione. E arriviamo a dargli una uniformità. La fase 2. Prendiamo un midollo, lo andiamo a cuocere con del porto e otteniamo un burro al midollo. Ovviamente qua il femore, accendiamo l'induzione, facciamo rosolare un po', andiamo a sfumare di porto. Aggiungiamo burro, raffreddiamo, mettiamo in un barattolo del PacoJet, pacossiamo e abbiamo il burro al midollo. Terza fase, immaginiamo una caramella mou, la sensazione deve essere un po' quella, leggermente più morbida. Casseruola, zucchero, vino moscato e incominciamo a portare questo zucchero a un punto di fumo e quindi a caramellizzare. Poi nocciole, le nocciole ovviamente le abbiamo un po' messe in un liquido, messe nell'acqua a riidratare leggermente, mettiamo le nocciole. Stiamo caramellizzando lo zucchero e quando arriva ad essere biondo andiamo ad aggiungere la crema di latte, la panna. Facciamo cuocere ancora per 5 minuti e poi andiamo a mettere in un blend e iniziamo a frullare tutto. Passiamo al setaccio e il risultato sarà questo caramello mou alla nocciola abbastanza morbido. La fase 4, ero molto giovane, prendo la 126 e parto per la Francia, arriviamo nella zona del Périgord, là ho scoperto il tartufo nero,
da noi ancora non era così famoso, e quindi la salsa Périgord la prepariamo qua con quei ricordi là. Andiamo. Un tartufo, solitamente quando si lavorano con i tartufi abbiamo sempre degli scarti, lo andiamo a salare un po' e lo mettiamo in una casseruola. Poi andiamo ad aggiungere l'acqua. L'acqua di cottura del tartufo della fase numero 1. E qui iniziano gli incroci. Poi aggiungiamo il porto. E abbiamo bisogno un po' più di tempo, perché la parte alcolica si deve concentrare e l'alcol deve evaporare, e quindi facciamo prendere bollore e attendiamo quel minutino. I profumi salgono, l'alcolicità si sente, il tartufo comincia a sprigionare. Siamo pronti. Ora, nella classica ricetta francese, ovviamente la parte anche sapida è data da un succo di vitello, no? Da questo roux che si faceva per poi andare a estrarre i succhi dalle carcasse dei manzi, dei vitelli. Ecco, lo andiamo a mettere proprio dentro ora. Siamo quasi pronti. Lasciare scendere un po' di temperatura. Aggiungere il burro. Andare con un frullatore e montare. Così si conclude la fase 4. Andiamo avanti. Una bieta, ne abbiamo tagliato il gambo, l'abbiamo lavata, asciugata, e ora con un filo d'olio la andiamo ad arrostire. Mettiamo un goccio d'olio, serve poco poco, eh? Abbiamo una cottura espressa ed serve tendenzialmente per lucidare. Un pizzico di sale, bieta rossa, la bieta gialla. Vedi? Guarda che bello. Qui abbiamo praticamente il vegetale dove viene arrostito, non viene bollito prima, quindi tutti i suoi liquidi e la clorofilla rimane all'interno della foglia della bieta. La togliamo e siamo già pronti. Abbiamo tutto il suo sapore all'interno. Il calore ovviamente che ce la fa cuocere con quel filo d'olio. Siamo pronti, andiamo al piatto. E partiamo dalla prima fase, che era il tartufo che abbiamo cotto. La seconda fase, il burro di midollo, dove lo andiamo a inserire all'interno del tartufo, e poi la polvere di tartufo. Lo immergiamo direttamente dentro e lo ruotiamo come se fosse una pallina. Lo andiamo a girare in questo modo. Lo appoggiamo direttamente sul piatto di servizio e poi un po' di terroir lo mettiamo subito. Altra fase, la fase del Périgord, quindi la quarta fase. Questo è il risultato che è uscito. Quindi la salsa, e la andiamo a mettere su un piatto un po' a caso, perché poi alla fine il nostro gioco del piatto è appunto questo viaggio attorno alle langhe. Proseguiamo, quindi andiamo con il verde. Quindi ne mettiamo una qua, che va a appoggiarsi un po' sul tartufo, una da questa parte, e ecco la collina. Ecco l'ultima fase, questa mousse, come una caramella, ma molto più morbida e quindi dolce, con la nocciola. Questa è la mia espressione di langa, il tartufo nero, il viaggio in langa. Grazie, Italia Squisita, venite a trovarmi e ci vediamo la prossima volta.